che già erano uguali nel nome, ma erano uguali di fatto anche in tutta la vita. Perché Mariannina da piccolina aveva chiesto alla Maria Grande tutti i doni possibili in preghiere fatte da lei e sua madre, le Ma, che sanno barattare. Che cosa? La piccola già fu barattata con Maria Santissima attraverso quelle lunghissime preghiere estenuanti di mezz'ora in cui la piccola Mariannina pregava: Madonnina mia, fammi diventare brava, intelligente, buona, virtuosa. Provate a immaginare richieste di doni che durino mezz'ora. Non ce n'è stato uno che è uscito fuori dalla fantasia di mia nonna. Non uno. E così già la piccola Mariannina aveva realizzato in se stessa il baratto tra lei, Baratta, Maria Annina e la Maria Santissima, impersonando quella Tamar, che era già scritto nel suo cognome e nome di Baratta Mariannina, che era scritta addirittura nella Bibbia, in Genesi 38, come quella Baratta, come quella Tamar, Baratta Mariannina, come quella Tamar, che proprio in questi suoi estremi avrebbe intrigato il padre dello sposo che non c'era più affinché prendesse il suo posto e fosse fonte di vita trascendente. E accadde per la prima volta nella Sacra Scrittura, per come detto e scritto già nella Genesi della Bibbia, nel capitolo 38, accadde che fu la prima volta che la sposa di un marito che non c'era più, nel caso di Maria Santissima, che non c'era ancora, si attiva, Tamar si attiva lei per intrigare il padre vivo, è vero, dei due mariti che lei non aveva più perché erano morti. È lei che si attiva, mentre invece Maria Santissima, come accadrà nella mamma di Gesù, sarà opera dello Spirito Santo che si attiva in lei. E lei dice: ma com'è possibile? Io non conosco uomo. Tamar invece ne conosceva due, ma erano morti. E allora fa entrare in campo un marito trascendente, i due mariti morti. Si chiama Giuda. Gli estremi sono G e A, quelli di Luigi Amodeo, che sono gli estremi del marito reale che Baratta Mariannina prenderà per mettere al mondo un romano, come il figlio dei mariti morti, Er e Onan, estremizzati tra di loro in Ro, e nacque per prima una mano, a indicare chiaramente romano, la mano di chi state vedendo ora, quella mano che io ebbi la buona volontà di andare a mostrare quando ero missionario laico in Brasile al cardinale del Brasile, che era lì a Belo Horizonte. Costui predicava nel suo spazio che la radio gli dedicava e terminava sempre i suoi discorsi dicendo: sulle palme della mano di Dio, sulle palme della mano di Dio. E io dissi al mio amico padre Pigi, Pierluigi Bernareggi, il primo sacerdote missionario fatto da Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione, gli dissi: bisogna proprio che io vada dal cardinale a fargli vedere il palmo della mano di Dio, perché continua a dirlo nel palmo, sulle palmo della mano di Dio. E io andai da lui un giorno e gli dissi: eccolo il palmo della mano di Dio
che lei sempre cita alla fine di tutti i suoi interventi che esistono. Questo 5 è al centro di tutta la creazione divina, perché è nel ciclo 10 quel più 5 che si imposta sulla premessa di un meno 5. E quindi è una sola delle due mani, è la destra. La sinistra serve alla destra. Invece non accade così nella nostra politica, in cui la sinistra intriga la destra per soppiantarla. E per questo la nostra politica non va bene. Quando una delle due mani entra a comando, l'altra, invece di tenere lontani tutti gli ostacoli che impediscono alla mano che è stata scelta per guidare il paese di guidarlo secondo il suo giudizio, invece di tenere lontani gli ostacoli, è la prima che cerca di impedire a quella mano di raggiungere il suo obiettivo. L'uomo in questo mondo reale si conduce secondo una dinamica perversa, perché è una dinamica che, lo vedete tutti, porta alla morte di tutti quanti. Ci può essere per la vita una dinamica peggiore di questa, più satanica di questa, più infernale di questa? Ebbene, sappiatelo, lo state vedendo, la vita umana che sembra finire con un letto di morte, come questo che vedete in questo povero fiumiciattolo chiamato Lura, non è un percorso rivolto in avanti rispetto allo spirito, è in avanti rispetto alla materia, ma materia e spirito si muovono in senso inverso. Di conseguenza, se la materia avanza, quello è l'arretrarsi dello spirito. E voi, avendo visto materialmente la vostra vita cominciare con l'infanzia, finire con la morte, pensando di andare verso la morte, siete andati non verso la fine e andrete non verso la fine, ma verso il vero principio. Così anche io non sto andando verso la mia fine. Questi che sembrano essere gli ultimi miei 100 giorni operativi, perché poi quando sarò lì, nelle 14 stazioni della mia Via Crucis, non sarò più in contatto con voi, quando accadrà a me, quella non è la fine, quello è il vero principio da cui scaturisce tutta la dinamica. Perché io, in questo fiume che sembra che è senza più acqua, sto andando alla sorgente della vita, e sarà la sorgente di una vita eterna in cui vedrete finalmente a che cosa sarà servita la vita di questo avatar che vi è stato descritto nella Bibbia, in Genesi 25 e in Genesi 38. Un puro avatar, un puro rappresentante, costituito in Genesi 38, da una coppia di mariti morti, che dovevano soltanto essere figure, pure figure, cui bisognava dare eredità. Questi sono io, un puro essere che è da tramite tra due cose trascendenti, un padre che gli dà vita e, attraverso l'intervento del padre che gli dà vita, il figlio che riceve vita. E non è uno, sono due, sono il padre e il figlio. Per questo sono anche due gli sposi di Tamar, perché ci sono due figli, sia nel livello superiore alla generazione di Giuda, perché Giuda era figlio di due gemelli in Genesi 25, e è padre poi di due gemelli in Genesi 38. Quindi Giuda, estremi G-A, rappresenta il padre, che in me non c'è. Mio padre è lui, G-A-Modeo, non sono io. Io sono un puro rappresentante
di mio padre Luigi Amodeo in figura di Giuda, che è lì in mezzo tra due coppie di gemelli, che sono Esaù e Giacobbe. Giacobbe prende il primato e diventa G. Esaù perde il primato e perde la A. La A è il numero uno. E Giacobbe, mettendosi davanti a Esaù con la G, dà corpo a Gesù. Nello stesso tempo in cui quel rossiccio tenuto con la mano rappresenta un romano che è legato attraverso una mano nuziale con già, e si tratta di Giancarlo Scaglioni, Gesù, proprio contro figura di Gesù e sapure. Questa mano è legata poi in maniera proprio da anello attraverso un braccialetto che cinge tutta la mano ed è chiamato in tutte le versioni italiane della Bibbia scarlatto, non rosso, scarlatto, perché Giacobbe e scarlatto formano Giancarlo Scaglioni. E ecco che in Genesi 38, mentre c'è il matrimonio tra Giuda e Tamar, che sono Luigi Amodeo e Baratta Mariannina, c'è anche come risultato il matrimonio mio tra Ro, in rappresentanza del giunto di Er e Onan, e la mano che esce e che riceve il braccialetto scarlatto. Insomma, Ro mano dà la mano a Ska, Scaglioni nel scarlatto, ma in scarlatto c'è anche Carla, che uniti a Già di Giacobbe diventa Giancarla. Di conseguenza nella Bibbia c'è scritto tutto, dovete solo crederci, e ci crederete finalmente. Vedrete che sulla Bibbia la mia figura è stata definita molto, ma molto, con maggiore precisione di quanto sia accaduto per il figlio, anche se, come vi ho dimostrato, in Genesi 25 c'è descritto proprio Gesù come il risultato unico di quel legame fatto con una mano tra Esaù e Giacobbe. Anche se Gesù c'è indicato anche in Genesi 38 attraverso Giancarlo Scaglioni. Vedete, io, e concludo, in questo mio percorso, il cui segno di ciò che sta per inaridirsi ce lo avete qui, in questo povero lura ridotto senza più acqua, perché sono in corso pulizie, si sta pulendo, ripulendo tutto questo ruscello che, se lo aveste visto nei tempi passati, era rosso e melmoso, pieno di porcherie. Ora, vedete, lo stanno ripulendo. Questo è quello che sta accadendo, e l'avete davanti agli occhi, in tutti i segni, e questo è l'ultimo. La storia dell'Ura è la storia dell'ultimo romano Amodeo.